Ma dunque, noi siamo qui oggi innanzitutto per due ordini di motivi. In primo luogo perché l'Università per Stranieri ha sempre avuto come propria vocazione istituzionale quella di svolgere una sorta di politica estera culturale, un'azione di diplomazia internazionale centrata sulle madrelingue italiane, e cioè quella letteraria e quella artistica, figurativa. Quindi siamo qua per ripristinare o rigenerare, rincorroborare questa vocazione. E il convegno naturalmente getta luce su una serie di ospiti del territorio che proveniendo dai più diversi luoghi del mondo, in questo caso dagli Stati Uniti, ma naturalmente abbiamo parlato molto anche di Boris, del suo rapporto ad esempio con l'Umbria, con Perugia in particolare. Sono attratti qua per quella straordinaria civiltà centro-italiana, umbro-toscana, non fa differenza, che poi ha avuto come riflesso figurativo primario Giotto e i maestri primitivi. Una civiltà che ha saputo nominare, ha saputo pronunciare parole di tenerezza, di carità, di conoscenza, che sono intrinsecamente cosmopolite. Non hanno in realtà nessuna seria difficoltà di essere comprese o apprezzate da chiunque. Siamo piuttosto noi, diciamo così, a misurare spesso con disperazione la distanza di una certa tradizione al contemporaneo. Una distanza che in realtà non esiste, perché appunto parlando di Beuys vedevamo quanto di visitazioni, di annunciazioni, di natività sedimentino nelle sue sei lavagne conservate qui al Museo Civico di Palazzo della Penna e lasciate alla città dallo stesso artista. Quindi siamo spesso noi a non riconoscere la straordinaria vivacità, diciamo così, di una memoria storico-artistica che transita anche nel contemporaneo. E questo implica ovviamente uno sforzo maggiore da parte delle agenzie educative, delle università, dei centri di ricerca e delle politiche pubbliche, soprattutto quando queste incrocino la gestione dei musei e la programmazione.